Ciao a tutti. Ciao. Allora, dopo tutto questo tempo che non ci siamo visti, siamo qui per fare la cronometro. Yuhu! La classifica generale è questa, presumibilmente sarà stravolta dopo la cronometro. No, dai, la perché Evenepoel ci farà un culo così. Gli altri non so dire, ma Evenepoel ci fa un culo così. Adesso magari invece. Hi guys. Let's start the briefing for this day. Today there's a long time trial on the program. And surprisingly, victory should go to a specialist of the discipline. It's important to go all out on this time trial. McNulty dovrebbe fare il miglior tempo della squadra, può puntare al podio, però sono cazzi suoi, perché noi non l'usiamo. Hai capito chi dice? Sarebbe da ridere che McNulty vince la tappa. Però sarebbe almeno bello una volta che vince uno dei nostri, visto che siamo arrivati, non so quante ne abbiamo fatte, ormai non ne abbiamo ancora vinta una. Dallo super verde McNulty. Vogliamo McNulty verde, così proprio con un'erezione verde incredibile. Voglio McNulty, cioè tipo gli si è triplicato il punteggio, adesso è tutto rosso. Tutto rosso, non sono tutto rosso. Comunque, però c'è Vincenzo che è pure favorito, porca merda, ma non è detto, questi li spara a caso. Io sono ancora non così. È. Io, sono, io non sono mai in condizione. Sono verdino. È la quarta tappa e non io sono ho paura mai... per le montagne, perché a questo punto Yates la pagherà da qualche parte. Può essere. Io però continuo a non essere niente, ecco, quindi... siccome è norvegese è sempre forte, adesso è anche Gneco. Tanto però lui ride, è contento, gli fa piacere, lui voleva solo esserci. Ma perché è un modello, lui ha detto, che cazzo ci forse sì, è un famoso modello di intimo norvegese, sì. Oppure è un umanista. Sì, sì. Vabbè, allora ragazzi, Maika sembra più giovane di quello che è comunque. Sì, sì, Maika non sembra. Soler invece è vagamente strabico, c'è un certo strabismo. Soler è un Soler mi ricorda un amico del Daniele. A me sembra un po' Thomas. Potrebbe anche somigliarli comunque. Se avessi i capelli più sparati. Allora ragazzi, adesso sarà come io terrò in ostaggio lo streaming perché non nessuno schiaccia. Arriverà in chat a scrivere, però sappiate che ci sarà un momento non vi cagheremo. La chat già la caghiamo male di solito, ma stavolta proprio con la cronometro proprio non vi cagheremo. Io ha messo sì perché sembra di capire che parto prima per qualche strano motivo sei dietro in classifica anche se poi nel prossimo pari perché io sono più pronto e quindi King Kong guarda nota che tu fai già l'aria sui gomiti hai visto perché c'è un ventilatore puntato cioè da fermo faceva l'aria sui gomiti c'è un ventilatore io gli compaio da dietro con un'aria un po' così e anch'io no io non faccio l'aria No, la faccio anch'io a un certo punto accendo i motori dei gomiti ma cos'è quella luce di merda qui che dà pure fastidio non lo so si vede niente. Veramente brutta, morto. Ci siamo capiti, Ma tu parti troppo vicino a me. Finirà che mi prendi. Poi. Beh, l'importante è che non ci cozziamo, non facciamo minchiate. Non ti preoccupare, zigzagherò in maniera seria. Non vedo l'ora. Primo tornante, se lo prendi largo, lo stringi. Per tagliare come un bigolo, sono anche. A sapere questo, se lo prendi largo, lo fai senza. Dover alzare anche quello dopo preparati che c'è subito dopo guardate che Simone ci ha fatto uno studio minchiazza e questo però mi sa che devo alzare no questo lo fai tranquillo figa ci si fa fuori un verosimile però adesso c'è un filino di discesa quando arrivi su però c'è una luce fastidiosissima non si vede bene cioè non va una sega questo. Ma c'è la discesa, cioè sono in discesa. Questa è discesa. Sei al 3%, sei arrivato tipo al 5, non è una discesa. Cazzo ha detto quello. Gli hanno schiacciato un piede. Gli sono passato sopra un piede io non me ne ero neanche reso conto. Quando arrivi nelle casette c'è una curva stronza. Con le transenne gialle. Cazzo, ma te la ricordi benissimo però. No, è che la vedo e mi vengono in mente quello che ho visto prima. Questa dici che è stronza. Sì, non tantissimo, però comunque devi stare attento. Poi qua si spiana, quindi devi. Anche se sei al 3%, ma secondo me devi pedalare, perché sennò. Cristo santissimo dalla Madonna dolorata. Adesso c'è un po' di così. Mezze curve. Alle mezze curve c'è una curva stronza a gomito in salita. Comunque tu stai andando forte, io non ti ho ancora preso, ma avevi detto che ti dovevo massacrare e io qui non vedo ancora. E quella dopo con le transenne per arrivare al tempo devi alzare il piede e farla, questa qui che viene. Poi dopo si scende un attimino e c'è niente di discesa, c'è una curva un po' a gomito stronza quella lì con i jersey. Io sono 40esimo e io sono 103esimo 46 secondi
c'ho già 40 secondi dal primo che viene poi. No, ma già... tirala su, secondo me. Falla arrivare almeno al rosso. Perché secondo me ce n'è abbastanza per farla. Penso. Perché magari manco quello 18 km a me. Stai più bottonetto, non lo so. Io sto andando più al rosso sempre. Sperando di farcela. Perché quella parte lì è in salita o è adesso c'è salita? Un niente di... sempre 1-2%. Ah, quindi non è salita, vero? Così com'è sto andando in un consumo, quindi va bene. Sono sopra quello che dice lui, quindi... Occhio che alla niente di discesa c'è una curva stronza a scendere, seguita da un'altra curva di merda a scendere. Però puoi tirar su qualcosina di stamina. Adesso da questo momento mi sembra di ricordare che non ci sono più curve stronze. E anche perché andiamo in salita. Mi sa di averti visto. Credo che sei là davanti. Tipo ragazzi, 40 secondi. Cioè se va così 46. Mi becco un minutazzo secco, più di un minuto così di botto e ciao giro, anche perché questo in montagna va come noi, se non anche di più. Stiamo arrivando all'intermendo. Sono già sotto, già vedo il rosso. E non sto andando piano, 45esimo, 46 secondi. Ma il problema è che Venepoel non ho ancora fatto tempo. No, no. Madonna, perché, no, Venepoel è prima. C'è 20 e 16, quindi io sono. Speriamo di riuscire a farcela, ma è 10 km al cartellone. Cazzo, io sto consumando l'ira di Dio, però non ho guardato questa cosa. Non è neanche discesa questa. Sembrava di sì. Sì, io sono là davanti. Mi sono visto nel tuo schermo. Sì, è un po' che ti vedo lì davanti, però vabbè. Sei 500, ma neanche 500.000. Sì, però c'è un'altura da velocissimo, perché ti dà anche la roba più alta della mia. Che cosa? E la stanghetta lì, l'indicatore, te lo dà più alto di me? Adesso me l'ha tirato su, perché prima era come il tuo. E me ne sono stato toccato per tutto il tempo. Vabbè. Ale. Allora, io ho fatto il conto che se hai tipo un... come se c'è... poniamo il caso che quella azzurra sia tutta intera, anche se gli manca all'inizio, sì. Arrivi a 5 km che ne hai praticamente un quarto di quella lì, puoi smetterla tutto al massimo. Ah, ok, buono sapere. E te ne avanza. Io stavo me. Anche pensando infatti di accelerare, ma stavo guardando la barretta rossa perché so che se ti si fotte quella poi dopo non vai più. Sì, però lì continua a pedalare così, non fa lo scatto, ma continua a pedalare in posizione questa qui da cronometro. Col cazzo duro. Quindi dici che adesso si può andare lento? Secondo me sì. Non ricordo se c'era qualche una curva del cazzo qua. Forse no. No. Adesso che vado tutte viene pol trema, chissà che tempone che faccio. Comunque evidentemente non sei andato così male, perché comunque non ti ho preso. Non ti prendo più, mancano 3,5 km. Che perché più o meno è così. Occhio qua, questa è una parte di merda. Prendi la larga e stringila bene e poi imposta subito quella dopo. Cazzo, come avevi il navigatore di Rally. Dai, oh, che mi siamo. Raccomando, Gianni, sta attento che è bagnata, che si scivola, ma porco. Dai che manca un chilometro. Beh, in senso assoluto è una chilometro facilissima, il problema è che non che avremmo preso una scopola galattica. Sì, io ti ho riguadagnato qualcosa in quest'ultima parte, secondo me. Roglic terzo. Ho visto che è passato quando siamo arrivati. Benissimo, quindi ci ha massacrato tutti, una merda. E sì che a giudicare da quelli che sono andati dopo. Anche malissimo, ma quello però non è 20. Ma quando hai vittoria in mente, è ovviamente un disappointment. Un dramma,
Cioè Vincenzo Card è andato comunque. Tutti più meglio di me sono andati. E non era in condizione neanche lui, cioè in senso era normale. Saluto una sorda. McNulty doveva essere il favorito per tutti. Però comunque, è che lui era verde, bastardo. Comunque era come lui. Sì. Però. Ma McNulty poteva arrivare sul podio. È caduto Guggenheim, ma come cazzo ha fatto? Non so se è vero che anche io sono riuscito a cadere in una crona infaminale. Si è distratto però... perché non c'era modo. Però cioè, qua era praticamente impossibile. Ma cazzo ha fatto questo cristiano? Ragazzi, che massacro. Cioè, io, cioè, alla fine non potevo fare meglio di così. Sì, magari potevo creare. Cioè, ne avevo ancora un po'. Sì, forse sì, probabilmente potevi farla tutta rosso, come te avevo detto all'inizio. Cioè, all'inizio, dopo un po' che mi sono accorto che non stavi andando a. Al rosso. Oh, ragazzi. Secondo me ce la facevi lo stesso, farne così, però. Cioè, neanche perché non è che io sono andato malissimo, sono andato settimo. Cioè, l'ultimo si è preso 9 minuti 35. Però. Più che altro è Vincenzo che non. Cioè, era così più forte di te, cioè. Era fatta. Cioè, la stessa condizione, tra l'altro, che ci fosse stato verdissimo. Sì, adesso, ti ha tirato giù 20 il fatto secondi. È che da lui ho 35 secondi, ma da quell'altro c'ho un minuto e 29. Sì, sì, no. Cioè, è già andata perché. Non li recupererai mai. Cioè, sono quattro tappe, è vero che ce ne sono tre di montagna, ma questo ormai va come un fulmine. Cioè, o mi dà verde totale su una tappa che c'è, è così, e per sud loro si staccano tutti, però la vedo veramente complicata. Comunque c'è la maglia verde, per me 10 prendono tutti, se va con una maglia. Perso punti, maglia puttana maglia. Abbiamo guardato in classifica generale, forse perché. No, neanche, perché la Bora c'è arrivato davanti, quindi no. C'è della squadra, intendevo. Sono. Sono ancora in pagina, ho perso un punto. Ma no. Blaso per. Poteva andare di 10 secondi ancora da me. Vlasov ha fatto meglio di me, non mi sembrava di averlo visto. No, Vlasov era avanti. Sì, ha fatto forse 4 secondi meglio di te, evidentemente, perché mi sembra che eri 6 secondi dietro Vlasov, no? Ma che cazzo? Ma Vlasov non sa neanche star sua credo, bicicletta. Credo, così a occhio. Vlasov non sa neanche pedalare. Perché mi pare che. Ma che cos'è sta cosa? Mi pare che era 6 secondi davanti a noi insieme a Vincenzo Gard. Se adesso ce l'hai 10 secondi, vuol dire che ti ha guadagnato 4 secondi. Penso, se non ricordo male. Poi ma ha superato McNulty. Perché McNulty è stato il migliore, ha messo un mezzo. Cannon è rimasto davanti. Roglic, vabbè, guadagnando pochi. Eh sì, sono il quarto, sono il primo, cioè il quarto di quelli forti, però che non è il massimo perché dovrei essere almeno il secondo, invece. Sì, ma gli stacchi sono mostruosi perché comunque già Vincenzo è che ha 54 secondi. E che gli è andata bene che ne ha ciulati 6, perché se no era un minuto secco pure lui. Minchia ragazzi. Niente. Già anche il delfinato è già andato alle grandi. Qui non abbiamo ancora fatto punti, ma probabilmente non li faremo mai. Questo vabbè, hai perso un posto. No, te l'hanno fatto punti. Ma dai, tagli che da lì. No, è Vincenzo che ha fatto. No, ma dico, tagli da lì. Che cazzo è? Andate arrivato una volta in fuga, ragazzi. Perché sennò non avrei fatto tutti questi punti. Però qui è abbastanza aperta perché tra me che sono nono il primo ci sono 23 punti. Sì, ci sono delle robe di montagna, fai sì. A morire. Adesso mi dà pure fuori forma la prossima volta. Ma quello succederà a me. E così poi a quel punto lì ammazzo completamente la mia giacca. Siamo sempre terzi, così. Forse però abbiamo accorciato sul primo, ma non sono neanche sicuro. Beh, la Lidl non mi sembra che avesse dentro gente che era brava. Però non vinceremo neanche qui perché quelli sono 46 no, secondi. Perché sono abbastanza avanti. Blasov va come me, se non di meglio, anzi meglio. L'unico ragazzi. È Kamna che potrebbe esplodere, però. È stato una non è montana, no. Domani, se non ricordo male, c'è montagna, possiamo anche guardare. Hi guys. No, no. Domani è una robetta. Cioè, domani, che però per noi in realtà, ragazzi, per noi lo dico per quelli che per sbaglio ogni tanto passano, vedono lo streaming dopo. Non è domani. Domani, pausa, perché mi ha fatto due tappe oggi. Sarà martedì che facciamo, perché però dovremo anticipare, quindi probabilmente arriveremo alle 4. C'è più di gente che lì che aspetta, dice cazzo alle 4 martedì e mi raccomando, porca troia, esatto. La sveglia. Iscrivetevi al canale così vi arriva la notifica esatto. Quando andiamo online. Sicuramente sono già lì tutti pronti così. Si stanno smantellando così. Non togliete le notifiche, non fate i birbantelli. No, birbantelli. Per cui vabbè domani, sì, insomma domani martedì è questa,
Poi questa è già più impegnativa, anche mezza se secondo me non... lui è un po' così. E poi due di montagna. E poi, no, ma neanche più la prima, perché praticamente non c'è. No, non io c'è sto guardando i simbolini. Ah, sì, montagna, perché anche montagna. Questa, sinceramente, è in terza categoria. L'arrivo. E devi staccarlo sul primo, e poi andare giù a tutta. Puoi prendere la terza categoria così con la macchina, sì, ragazzi. Però loro in discesa sono stati bravi. O in moto. Una volta almeno in discesa, se per assurdo arrivavo su prima, scappavo via. Se avevo un po' di forma, scappavi via. La discesa gli andavi. Se scappavi via tipo l'ultimo chilometro del primo categoria, prendevi qualche un po' di vantaggio, sì, sulla discesa. Se te la facevi a tutta la parte finale, visto che immagino adesso sia molto lunga, giù più forte riuscivi, adesso cazzo devi, per venire giù come loro devi venire giù tiratissimo e devi essere anche bravo. Quindi anche lì ci hanno trovato il sistema di fregare, no? La vera tappa dove si fa qualcosa è qua. Che secondo me ci sono forse addirittura... No, non parla di abboni. Pensavo due porco categorie. Però sì, no, qui, se, qui è un po', si decide un po' tutto, ma secondo me c'è poco da decidere. Ragazzi, viene poi come un fulmine. Se la tappa valice a Yates può puntare alla vittoria. Ma quando cazzo ha visto questo? Che film ha visto questo? Si deciderà l'ultimo ostacolo, la verità. Perché allora ci sono degli ostacoli. Ci sono degli ostacoli a saltare. Oh, cazzo, come Extreme Games, le allora tappe collinari sono insidiose, eh? Perché le altre invece no. No, va tutto bene. Sì, Yates può puntare alla vittoria. Forse Yates... Però devi portarti su un vantaggio da traiettoria interna, che notoriamente porta una fortuna quando lo così dice. Guarda, Yates è più facile che vinca su una tappa piana come prima, cioè... Io ormai sulla collinaria neanche, di montagna, neanche sulla volata vi riesco a far rispettare, perché ho visto che mi è passato davanti anche Yates che doveva andare più piano, ma è andato adesso cazzo. Non è che devi prenderla così sul personale, è una cosa disastrosa, vabbè. Cioè, come la vivi male questa rivalità, sì, ma vorrei Yates anche io. No, dai, no, non è un problema, c'ho 50 secondi di vantaggio. No, no, vabbè, va. Ti ha anche si è anche studiato la crona, ti dava anche l'informazione. 50 secondi di vantaggio, non è che ho la rivalità. Il mio discorso era no, io lo dicevo perché tu dicevi che il tuo crono volato fa schifo, cazzo, se fa schifo il tuo io ho fatto anche peggio. Qualche punto di vuol dire che cazzo sembra, è proprio no? È piantato. 66 cioè, o... un cazzo. Poi lo prendo, poi dopo dici no, al turno allora non lo prendo, e improvvisamente diventa, non so, il Tezio Nuvolari della bicicletta. Il Fantazio Nuvolari. Il Fantazio Nuvolari, vabbè. Insomma, comunque, però è giornata così, sarà, ragazzi. Ci prendiamo martedì, se avete voglia di farvi del male. Ci prendiamo. Esatto, con tanto dolore. E niente, per tutti gli altri, cioè, se ci guardate YouTube, niente, sarà domani come al solito. Basta. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.